Sara Iannone, di nuovo protagonista al centro del suo premio qui all'Avvocatura Generale dello Stato. Un premio che, come i valori fondanti della sua associazione, mette al centro di tutto l'uomo e l'umanità. Quest'anno aleggia su di noi un tema forte che verrà ripreso da una riflessione anche di Corrado Calabrò: Dio è morto, l'uomo in fin di vita. A causa di che cosa, dottoressa? Beh, sicuramente c'è una caduta di valori ormai da svariati anni, che ha provocato e sta provocando un disastro. E diciamo che partiamo da questo. C'è poi sì un collegamento alla tecnologia, ma perché la tecnologia deve essere assolutamente strumento dell'uomo, non può sostituirsi all'uomo, e quindi noi su questo dobbiamo, per cui non siamo assolutamente contrari. Tutt'altro, però la tecnologia deve favorire l'uomo, nel senso gli deve restituirle il proprio tempo, il proprio impegno, lo svago, di potersi occupare di più della cultura, delle cose belle da fare nella vita, dei grandi valori, perché purtroppo l'uomo, è vero che il lavoro nobilita, il lavoro è una cosa bella e anche a volte una passione, però spesso si lavora per profitto, spesso si lavora per bisogno. Allora, se la tecnologia serve a restituire però all'uomo questo suo tempo, perché riducendo quindi l'impegno dell'uomo e dandogli più servizi, con dei costi chiaramente molto molto inferiori, forse allora in questo modo potremmo anche accettare la tecnologia con grande piacere. Bene, quindi abbiamo capito quali sono i limiti ma anche i vantaggi. Adesso con Sara Iannone, io so che non facciamo mai preferenze tra i premiati, ma ce n'è qualcuno che anche del passato le è rimasto proprio nel cuore? Come faccio? Non posso, devo dire veramente tanti, ma proprio tanti tanti. Gianni Letta mi ha sostenuto da sempre, Nilde Iotti, Don Antonio Mazzi, il presidente Corrado Calabrò, Monorchio, Ruperto, i più grandi costituzionalisti che mi hanno accolto sempre con affetto, cioè, non è, sono veramente tanti e cui voglio veramente, cioè, di cui ho stima vera e affetto vero. Che continuano a seguirmi, quindi li ho avuti con me in questo ventennio. Sono grandissimi, grazie Sara Iannone.